incrociano il verde delle colline di Alessia a Cava dei Tirreni, Villa delle Rose opera da 30 anni nel settore socioassistenziale a favore degli anziani, dei cittadini affetti da demenza, in condizioni di fragilità o affetti da grave disabilità. Le possibili conseguenze degli incendi che hanno caratterizzato questa estate e gli interventi da programmare per la messa in sicurezza del territorio sono stati temi che hanno monopolizzato l'agenda del sindaco Servalli nella giornata di ieri. Infatti, dopo il vertice in prefettura che si è tenuto in mattinata e dal quale hanno preso parte anche i sindaci della Costa d'Amalfi, nel pomeriggio si è riunito il Consiglio Comunale, una seduta del parlamentino cittadino monotematico nel corso della quale si è discusso soltanto dell'emergenza incendi e delle criticità che sono emerse durante le calde giornate d'agosto, in cui centinaia di ettari di vegetazione sono andati in cenere sui monti cavesi. Il primo a prendere la parola è stato il sindaco Servalli, il quale non ha lesinato bacchettate agli enti superiori. Un consiglio comunale molto interessante, che ha fatto chiarezza anche rispetto a qualche polemica di troppo che c'era stato rispetto all'emergenza incendi e rispetto all'ulteriore emergenza che abbiamo successivamente agli incendi, quando appunto, ed è già capitato, sono cominciate le prime piogge. Sono venuti fuori spunti interessanti, proposte. Io ringrazio tutti i consiglieri comunali, per di maggioranza e di opposizione, per la grande serietà e anche nell'apprezzamento della onestà intellettuale con la quale abbiamo sottolineato a più riprese una certa difficoltà da parte dello Stato, governo e regione ad affrontare una emergenza che peraltro, a dire la verità, si è presentata in maniera intensa. Non si ricordano fenomeni, incendi di questo genere dal 2007, quindi la sfida che è stata fatta allo Stato è stata una sfida molto forte. Lo Stato si è trovato impreparato a sostenerla e questo ha fatto sì che i sindaci, non soltanto il sindaco di Cava, ma i sindaci di tutte le città, si sono trovati da soli ad affrontare questa difficile battaglia. Facciamo in modo che la lezione che certamente abbiamo avuto da questi episodi, mi riferisco soprattutto ai livelli istituzionali superiori, possa essere utile per affrontare, malauguratamente ci dovessimo trovare altra volta in questa situazione, ad affrontarla meglio, in maniera meglio organizzata e più forte. Come richiesto nei giorni scorsi, il 25 settembre ci sarà un tavolo tecnico in regione. L'opposizione invece, se da un lato ha riconosciuto l'impegno dell'amministrazione nella gestione dell'emergenza incendi, elogiando al contempo l'operato dei tanti volontari, dall'altra ha messo a nudo una serie di criticità e lanciato alcune proposte. Nel mirino è finita soprattutto la riforma voluta dal governo Renzi, che ha fatto confluire il Corpo Forestale dello Stato nell'Arma dei Carabinieri. Se Antonio Barbuti ha proposto l'adozione di un regolamento ad hoc per la lotta agli incendi boschivi e l'incremento delle azioni di prevenzione del rischio idrogeologico, l'ex sindaco Marco Galdi ha sollecitato il tavolo tecnico istituito per fronteggiare l'emergenza incendi ad interessarsi dei cambiamenti climatici a 360 gradi e sulle ricadute che può avere sul territorio. Abbiamo avuto modo di leggere tutta la documentazione ed è emerso effettivamente un impegno da parte di tutta la struttura comunale, anche della rappresentanza politica, per far fronte all'emergenza. Certo, alcune criticità anche sono emerse, per esempio la mancanza in questi ultimi due anni di vedette che potessero annunciare gli incendi. Quindi il problema è uno, reistituire questa forma di vigilanza, poi anche un po' coordinare l'attività dei volontari, che è stata importante e ha dimostrato un grande cuore di tanti cavesi, ma nello stesso tempo erano persone che non avevano una formazione specifica, non avevano gli strumenti per poter operare, quindi iniziare a organizzare questo volontariato. Io ho anche segnalato la necessità che i proprietari dei boschi facciano una serie di interventi come secoli si sono fatti, di pulizia del sottobosco, magari di realizzazione di quelle fasce completamente pulite che servono per interrompere il flusso degli incendi. E anche qui potrebbe intervenire il Comune con ordinanze, senza l'articolo 50 del testo unico enti locali, ma dovrebbe intervenire il Comune soprattutto per quella gran quantità di boschi che è di proprietà comunale.
Infine, Armando Lamberti ha chiesto all'amministrazione di attuare una serie di iniziative concrete, a cominciare dalla programmazione degli interventi di messa in sicurezza idrogeologica e la mappatura delle aree a rischio. Questo Consiglio Comunale è stato molto utile per fare chiarezza anche sul comportamento delle forze politiche. Ecco, se i toni distesi di questa sera e soprattutto la disponibilità ad un cammino unitario non resta una mera dichiarazione, diciamo, di principio e di circostanza, io penso allora che sicuramente questo Consiglio Comunale si dimostrerà estremamente importante proprio per l'adozione di un metodo di lavoro che deve necessariamente porre avanti l'interesse generale, l'interesse della città. Ecco perché allora sicuramente le tante proposte che sono già emerse in occasione del tavolo tecnico e che questa sera sono state anche ribadite, a partire dall'utilizzo delle nuove tecnologie, l'adeguamento del piano di protezione civile, il riassetto idrogeologico, la messa in sicurezza idraulica del territorio, la mappatura delle aree a rischio, ma soprattutto l'esigenza di un lavoro sinergico di tutti i settori di competenza comunale.